Bella vecchia trama, signore, grazie. Siamo tornati qui con un nuovo video su Aki Nether. L'ultima volta abbiamo cercato un grandissimo fallo. Pene. Chiamasi un altro sinonimo. Qual è, cazzo? Fallo, pene. Uccello, pesce, fava. Piccione, pisello. Vabbè, comunque pisello. Io stavo cercando di guardare le ultime 10 partite. Ha indovinato Lionel Messi. Stash. Salta al tempo. Falta tempo. Herobrine. Il fratello di Porto Naccio. E poi c'era Scorosi, Lesser Crest, Cartus Carcalc, Kesha, Mike Shosha e Torri Vega. È la nuova Selena Gomez, probabilmente. Chi è? Comunque, niente, oggi siamo qui per cercare una cosa importantissima. La patata! Dai, è schifo. Gay! Cioè, che schifo, no, che schifo. Lo so. Non mi fraintendere. Hai gusti molto diversi da me, lo so, che te devo fare. Cioè, ma schifo lo gesto. Certo, la frigna, stavo cercando la frigna, la patacca, la chiaro, patata. Vabbè, per far la gnagna, la gnagna. Per le donne abbiamo cercato quella. E per gli uomini, ovvero me, perché lui preferisce altre cose, la gnagna. Sì. Quindi andiamo su gioco. Aspetta, aspetta. Valla a chiedere a tua madre. Oh! Oh! Battuta da 12enne. Oh! Oh! Vai. Vado a chiedere sempre a tua madre. Oh! Gioca. Età 666, perché non è mia madre. Aspetta, come, quanti anni ha tua madre? 666. Ne fate adesso 666. Davvero? Sì. È quindi diavolo. È una matura. Oh! Il diavolo, mia madre. Il suo personaggio è di nazionalità italiana? Probabilmente. Quella perché migliore è italiana. Quello è poco sicuro. Dici. Però certo, tua madre, indossa tua madre non è italiana, però questa. Indossa vestiti. Oh! Cazzo, indossa vestiti femminili? Sì, sì, è la gnagna, forza. È la gnagna. Ha un diario segreto? Probabilmente sì. Come no? Il diario di Melissa P? No, no. No, no, ma già, la frigna può avere un diario? Certo. Oggi ho preso uno che puzzava molto. No, ho preso un cazzo del... Il personaggio esiste davvero? Sì, sì, esiste. Sì, meno male. Sì, lo dava la patata. E il suo personaggio recita in Sam e Cat? Non lo so, ci sta una gnagna. No, in ma sono tutti animali. Il suo personaggio ha mai fatto per forza, per forza. Solo me le può fare, cioè, parla. No, non parlo. Guarda che... Al massimo, al massimo... Beh, approva solo, diciamo. Oppure al massimo scureggia. Non parla, cioè. Però sono labbra. Al massimo fa... È composta da labbra, quindi teoricamente dovrebbe... ma... Non parla, dai. Non parla, non parla. Prende. Ha iniziato la sua carriera a 18 anni. Ma pure prima, ormai le 2000 so... Dio, non lo so. Solo so, mi ho fatto nascere tanti bambini. Tutti da là, escono, sì. A meno che non fa il cesario. Io si buttava la cicogna. È così che sei nato te. Già metto. Basta. Ah, quindi so. Tu sei mio padre? Sì. E dammi i soldi. Cazzo, il padre deve mandare. Non t'ho riconosciuto, mi dispiace. Il suo personaggio attualmente ha più di 30 anni. Ah, no. No, cioè, ha molte età. Fa foto erotiche? Sì, sì. Sì, si mette così, poi si mette così. Io so sexy, sexy, sexy. Ha un fratello famoso. Il cazzo! Un uomo che lecca la patata di una donna. 29, vediamo se trovo la patata e basta. Avete lo stesso DNA? No. È un cuoco? No. Sforna bambini. Il suo personaggio vive con la madrina e due sorellastre? No. Che cazzo? Biancaneve. Il suo personaggio si allunga. Lentola comunque, no, Biancaneve. Sì, ce l'hai detto. No, no, mi sono si allunga. No, no, il cazzo era l'altro episodio comunque. No, questa si indurisce. Il suo personaggio canta insieme a Lolo. Cioè, che non lo sai. Sì. I duetti, Fregna e Lolo. Lolo, Fritz, devo darci la mattina. No, ti senti tutta no, bagnata. Basta, basta. Ma che cosa hai fatto? T'hanno scopato. È ritenuto una divinità? Sì. Sì, sì. È ritenuto una divinità. Giant Pussy of Two. È lei. Ma che, no, che non credo. Starship Troopers 3, l'arma segreta. Ma che cazzo. Oddio, che figo Starship Troopers. L'hai visto? No. Piacciono le mele. In qualche film. Una amica tentata che mangiava una mela. Che scena brutta. Europeo? Ah, probabilmente. È giallo? No, ah, no, no. È anche giallo. E i cinesi non c'hanno la pregna, fammi capire. Ma cosa? Non essere così borgare. Ho capito, però, davvero. Ha una doppia vita. Figa di giorno, Batman di notte. Che cazzo. No, cioè, no, è sempre quella la vita sua. No. Il personaggio ha cantato con artisti di fama nazionale e internazionale. Un microfono, un fregna. Sì, col flauto. Davvero. Il suo personaggio è diventato famoso grazie a Instagram? No, perché no. Instagram mi censura. Il suo personaggio no, è il miglior pugile. Ha entrambi gli no, occhi. No, non ce l'ha gli occhi. È diventato famoso grazie a no, YouTube, no? Anche se molti sono diventati famosi su YouTube grazie a quella.
Ha a che fare con il latte. Non so tette. Ha gli occhi scuri. Non c'ha gli occhi. Basta. Questo personaggio mette nei guai i protagonisti. Sì. E mette nei guai il mondo questo personaggio. Cioè non è che è il chiodo fisso. Super Saiyan. Tu faccio da me. Chi vedi diventano gialli. Ha le mani. No, non ce l'ha le mani. Pensa che bello se c'ho le mani. No. Senza che è rosa. Sì. Sì. Cioè no, come era gialla prima. Vabbè sì, però è rosa. Cioè indicativamente è rosa. Allora scusa, che è sta cosa? Boccina porno. Che fare con i bambini? Sì. Sì. Clitoride. Donna. Vabbè dai, ci sta. Cioè, ci sta più o meno. È quello, dai. È quello, dai. Ma che è poi? Perché ci sta questa? Non lo so, ma chi è? Magari è inglese. Clitoride. Youtuber. Aspetta, voglio vedere se esiste. Clitoride. Sei Matitos. Ah niente, dato che questo episodio comunque cioè, ci siamo dilungati parecchio nel cercarla. La gnagna. Esatto. Finiamo qua. E la prossima volta diteci cosa volete che cerchiamo. Cosa volete che cerchiamo? No. E noi lo cercheremo. Vabbè, lasciate i like se vi è piaciuto questo video. E niente ragazzi, dai grazie, è tutto, ci becchiamo. Ci vediamo al prossimo video. Guarda che ti do anche da là. Ci vediamo al prossimo video. Dai grazie, è tutto, bella. Ciao.